Dove mi hai portato? Io vado a scuola perché io non capisco niente. Lui mi parla in dialetto, perché non mi parla in Perché tu mi parli in italiano? dialetto, io non lo capisco, perché parli. Poi io voglio parlare tutti in abitudine, tutti in dialetto. Se non mi porti a Carmagnoli, io distruzzo, ricetta. Mi davo 10.000 lire a settimana, ma ti dovevo prendere il latte, 40.000 pane. lumi si è. 10.000 a settimana, E tu 4 stai zitto. settimane. Erano 40.000 lumi. Ne pigliava 60, 70. Quanto costava 600? Ma ricordate? Ci andava 50-60 mila lire. Allora, per bacino mio Ma che non ne era c'aveva. vecchio? Era Usata, diciamo. Usata, scappottabili. Ah, scappottabili. Ma morto quando il era in corpo, stagione, quando... ce ne abbiamo un po'. Tutti quelli che stavano in palazzo, stavano in ma sta marina io portavo E quando era a squadra lo pallone, mettete tutto da su. Quando era a squadra lo pallone, io voglio tutto tutto quant'altro. da su. E quando veniamo qua, già veniva a 600, anche a questo qua. Ah, perché? Facevo calzolai in coppa, quando era libero servizi, mi mettevo a cucire scarpe. E veniva la gente e acconciò e mi dava vienanza. Che poi è stato il mestiere che ti ha fatto quando siete Quando ero giovane, quando già stavate qua. prima di andare in ferrovia, perché teneva a Catania un negozio di scarpe, teneva la licenza. La linea di Torino Savona, Villa Stellone, Fiasson, era di domenica. Alle ore 13. Comunque mi presentai alla stazione e allora mi metto di stazione, comunque lascio libero, allora ti resta nel ristorante. Dice, no, non mi preoccupare, può mangiare, mi ho portato il presso. Comunque io ti aprivo il ristorante se sei chiuso. Tornai al re e mi mangiai che si andava lì. Ma ci stai venendo lì a mattina, quando fui in lotto mi ha detto titolare. Garen si chiamava, e si abitava a Carmagnola. Quando lei è nuovo assunto, dicette, sì, lei è stata trasferita a Carmagnola e mi ha fatto già una cagna. Una cagna in che senso? Dopo stavo in casa, che aspettavano a me, un manuale, no? E allora, siccome se dobbiamo andare, si abitava a Carmagnola, ho più di un'ora sono certi a Villa Stellone. E io ero a Carmagnola. In modo che ho più di un'ora si viene a casa nuova. E io ero a Carmagnola e sbatto la vera del mondo. Dopo in casa la nonna mia, via di Arzo, non arrivavo lì. Quando essi si già in ferrovia, all'officina, quando si smontava, si andava a dire da me, vicino a Bancarilla. E parlava. Poi un paio di domande c'è un po' di me, ma tu perché non fai la domanda di lui? Ma chi se con il mio sposo che non doveva uscire quando faceva la domanda? Quindi nei ferrovi. Sofì, io quando mi hanno conosciuto, me in ferro non c'è più da E che sono grigia? E loro mi hanno detto, ma tu perché non fai la domanda di lui? Compare, c'è, che vuoi che fa? Io non so ci fare. E non serviva a Cristo. Cioè, ti se la fai come manuale. No, Sofì. Tenevamo quindi elementare. Comunque, facetta la domanda. E ti fa l'esame di tutte cose. O prima un dopo fu quando mi presentai ad essere. Ah, da di nascita non si trova. Certo, io ero nato il 3 dicembre del 32, adesso nasce il 3-5-32. Allora la commissione nave chiamavo il presidente della commissione, no? E diceva, ma noi a questo lo possiamo far partecipare, che adesso non ci trovo. Trovo.
questo presidente era di Angri e abitava a Vomero, cosa che ti ha roba. O presidente, quando mi ha detto che era nato ad Angri, e il sicuro era nato ad Angri, dice, fatelo partecipare. E partecipare. Ma che noi napoletani non volevano rendere una fitta a casa, perché dicevano del rumo. No, e si ci affittavano perché se avessero portato gli apostoli, gli amici, gli avvisi, stavano in baracca. Allora dice, queste erano brave persone. E così che girate una casa. Si chiamava. La gente ci affittava una casa. Poi quando volevano in me, dicevano, ma lei non è di Napoli, dicevano, sono della provincia di Salerno. Quando camminavo che creatura dei passeggi, perché poi mettevo una e un'altra la terra. Che bella città, e città ci amò. Che bella ma no. E si fermò, faceva Maroni, io sono che dice. E quando vai a lei alle scuole, io dico, c'è tanto questo, mi dice, signore, mi portate a dire i migliori alunni della classe. Perché lei era brava da scuola, lui aveva le religioni tutte e targa, arrivava in macchina, perché i fratelli miei, e se erano con me, mi somigliava, mi diceva, mi aiutava, mi aveva deciso di e andava a mano, aveva cucinato, che si era una femmina, ma aveva un marito con tutti i fratelli, i gainati e tutto quanto. Wow. Io a 26 anni, di tre manca, i fratelli miei, con gainati, di creatura, con marito, da una casa picciarella. Un marito io, quali? Un marito io. E la lavatrice, per esempio, quando vado a cattare? Dopo quanto anno vado a cattare? Aspetta, sta mangiando un palazzo, quando mi accattai perché poi i panni erano messaggi, non già faceva. E così mi voleva accattare la lavatrice o la televisione. Allora lui la lavatrice e dice, magari me l'avevamo. Certo. E mi accattavano alla vedrice, perché poi i miei fratelli con me, loro collaboravano con affitti di casa, mi arrivano qualcosa, allora ci avevano accattato alla vedrice. Non ci capito. Invece la prima televisione, quando avete avuto? Dopo un poco, dopo un anno. Ah, dopo un anno. Ah. Sempre sopra? Sempre là. Quando ci si già teneva la vedrice, la televisione. E una volta io accompagnavo i creatori alla scuola, no? A via era abbastanza lontana questa la scuola. E aveva fatto neve. Poi capito, quando è scivo, io già scivio, e poi non volevo andare. Poi il signore che stava vicino, guardavo, che io non vedevo sul satale, perché camminavo. La nebbia. Il tuo bagno si sembra un busmare. Poi usavamo solo il gabinetto. Il gabinetto che mettono a baracca, hanno baralla. O la vettura e io la cantina per la faccia. Ma tutti questo ci arrangiavano. Poi cominciamo nella facetta, cominciamo a dire che signore è là. Almeno che se ne è, quando si è chiudata che si è in campagna. E la fa piccola in campagna. Allora, quando che te la macchina poi, allora gli scavenne quando era romena. Questa magra si è tutta una macchina. Si spostava nella macchina. Ma pure noi. E insomma, in 10 anni lo stipendio è rimasto sempre lo stesso? No, ma no, no, sempre ad aumentare. Non c'è proprio niente, pare che arrivano già i 140-150 mila lire. In 10, quindi da 35 a 150. Poi siete da Manoa, poi come c'è fuoco o capo squadra. Ma la capo squadra dite a finire a capo Manoa, perché io fare l'esame. Ma l'esame io voglio fare cuneo. E la capo Manoa non è scelta là.
E quando mi hanno detto cosa ci andiamo, hanno mandato la facevo qua. Sì, sì. Sono andata in pensione a capo con sesto livello. Sesto livello. È passata la storia del signor a Fanosa. Cristiano.